Se hai avuto la fortuna di bloccare un ladro che è entrato a rubare a casa tua, devi immediatamente contattare le forze dell'ordine, perché ogni minuto che passa senza metterlo a disposizione delle forze dell'ordine convincerà un giudice che hai commesso un sequestro di persona. Ciao e benvenuto, io sono Giuseppe, sono un avvocato penalista ed oggi ti svelo qualche regola per evitare di trovarti nella paradossale situazione di essere denunciato da un ladro che ha provato a svaligiarti casa. Prima di proseguire con il video però lasciami una traccia del tuo passaggio con un like, iscrivendoti al canale e attivando la campanella, così da rimanere sempre aggiornato quando pubblicherò nuovi contenuti. Ma se blocchi un ladro che è entrato a casa tua, puoi rischiare davvero di essere denunciato per sequestro di persona. Io lo so che ti sembra assurdo e paradossale, ma è capitato e può capitare ancora, ed in questo video ti spiego cosa fare e come comportarti se dovesse succedere. Prima di tutto una premessa doverosa: quando entra un ladro in casa tua è sempre opportuno evitare di compiere azioni avventate e pericolose per te e per la tua famiglia. Se però sei in una situazione di sicurezza, oppure in quel momento è assolutamente opportuno che tu intervenga perché magari il ladro è armato e sta premendo il grilletto contro di te o peggio ancora contro i tuoi figli, ecco che cosa puoi fare e che cosa non puoi fare. Il rischio più grande che puoi correre se sei riuscito a bloccare un ladro che è entrato in casa tua è che questo ti denunci per sequestro di persona, con la conseguenza paradossale, mi rendo conto, che però sarai anche tu e non solo lui a dover subire un processo penale. Il nostro codice di procedura penale all'articolo 383 prevede la possibilità per il privato, quindi per me, per te, quindi un cittadino qualunque, di arrestare un'altra persona. È chiaro che però per evitare che le strade e le piazze si trasformino in un covo di guardie e ladri è stabilito che un privato possa arrestare un delinquente solo in alcuni e specifici casi. E le condizioni che la legge impone, tu le vedi qui alla tua sinistra, sono sostanzialmente due. La prima è che il ladro sia colto in flagranza di reato. Il secondo è che per il reato che stiamo sventando sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. E tu a questo punto dirai: sì, ma io come faccio a capire se è un caso di arresto in flagranza? Devo camminare col codice in mano praticamente. Certo, potresti camminare con il codice in mano, ma in generale ti basta sapere che questo obbligo è previsto per reati di particolare allarme e particolarmente gravi. Parliamo di omicidio, di rapina, di violenza sessuale e, per quello che rileva per questo video, anche per il furto in abitazione. E dal momento che per il furto in abitazione siamo dentro ai requisiti dell'articolo 383, il privato può legittimamente e in condizioni di sicurezza effettuare l'arresto del ladro. La cosa più importante che devi fare però per evitare problemi a seguito del tuo arresto è mettere immediatamente il ladro a disposizione della polizia. Questo significa che appena lo avrai bloccato dovrai alzare il telefono e chiamare polizia o carabinieri, raccontargli l'accaduto e attendere il loro intervento. È proprio questa azione che sposta l'ago della bilancia tra la condotta lecita dell'arresto del privato e quella illecita del sequestro di persona. Ogni minuto che passa tenendo il ladro immobilizzato è un minuto in più che convincerà un giudice che hai indebitamente trattenuto una persona, e cioè che hai commesso un sequestro di persona. Ed è quello che è successo nel caso che ti metto qui alla sinistra. In questa vicenda una persona che era riuscita a bloccare un ladro che era entrato nella sua proprietà e aveva provato a rubargli dei cuccioli, dopo aver immobilizzato il ladro lo aveva trascinato dai suoi vicini di casa per accertarne l'identità, quindi non aveva immediatamente chiamato le forze dell'ordine, e questo ritardo nella messa a disposizione delle forze dell'ordine l'arrestato gli è valsa una condanna per sequestro di persona. Perciò una volta che avrai operato l'arresto, una volta che avrai bloccato il ladro e ti sarai accertato che questi non possa liberarsi e fare quindi gesti insensati, dovrai immediatamente chiamare le forze dell'ordine. In alternativa potresti anche portarlo direttamente tu in caserma, ma credo che sia molto più comodo e sicuramente meno pericoloso attendere che siano loro a venire a casa tua. Poi che siano loro a fare ritardi, a farti attendere magari mezz'ora, un'ora per il loro arrivo, a te poco importa. Tu hai fatto il tuo dovere e non ti possono accusare di niente. E può capitare che anche se hai operato legittimamente, il ladro magari ti denunci lo stesso, perché non solo lo hai colto con le mani nel sacco, ma addirittura lo hai braccato e bloccato e consegnato alle forze dell'ordine, quindi lo hai ferito nell'orgoglio, e che questi quindi possa nutrire un qualche senso di rivalsa nei tuoi confronti e ti denunci lo stesso. D'altra parte le denunce in Italia sono gratis, quindi tutti possono farne una senza mettere mani al portafogli. Un conto
conto però è essere denunciati, un conto è subire le conseguenze di una denuncia come un processo, peggio ancora una condanna. Ora, se tu avrai operato l'arresto in maniera legittima e avrai seguito alla lettera quello che ti ho detto in precedenza, non dovrai avere paura di nulla, la denuncia del ladro sarà cestinata dal pubblico ministero non appena arriverà sulla sua scrivania. E con questa ultima notazione siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Scrivimi nei commenti che cosa ne pensi, se sei d'accordo oppure se cambieresti qualcosa di questo sistema. Prima di andare via, inoltre, lasciami un like ed iscriviti al canale attivando la campanella, così da rimanere sempre aggiornato sulle prossime pubblicazioni. È il diritto penale. Che stai?